Gallico, ma se l'immagina la faccia dei componenti e la giuria del premio Bancarella, quando nel giugno 2002 aprono la busta e scoprono che dietro lo pseudonimo Erasmus, con il quale si firma l'autore dello scritto a cui all'unanimità hanno conferito il premio per la critica letteraria, si cela un detenuto eccellente perché membro di una nota famiglia. Beh, sicuramente questa sorpresa della giuria in un certo senso non ha sorpreso me, perché conferma i pregiudizi che di solito la società ha verso il mondo dei detenuti e i pregiudizi verso i quali ho dovuto sempre lottare nel corso della mia vita. Forse non è neanche finita qui. Comunque, Gallico, la sua vocazione alla scrittura, nonché la sua passione per gli studi filosofici, per la letteratura, stridono in modo evidente con la cultura di base, poi all'interno della quale lei è cresciuto e si è formato, perché la sua famiglia, la famiglia Gallico, è ritenuta dalle autorità giudiziarie una delle famiglie di spicco dell'Andrangheta, della mafia di Calabria. Mafia di Calabria. Beh, le dirò, sotto questo aspetto quello che non condivido è la parola mafia, perché la mia famiglia, è vero, sì, è stata protagonista in Calabria di una storia, di una vicenda, delle cronache di giornale, ma per una vicenda di faida. Perché, scusi, qual è la differenza fra l'essere una famiglia di faida e l'essere una famiglia di mafia? Beh, io credo che la mafia sia una scelta che può essere una scelta individuale e non coinvolge le famiglie. La faida è qualcosa in cui uno si trova coinvolto, si trova tirato dentro, che colpisce famiglie intere. Beh, insomma, certamente è una grande sventura che colpisce famiglie intere, però, insomma, ci sono dei comportamenti che sono precisi, cioè un dato preciso, l'omicidio. Sì. Ecco, per lei è legittimo usare la violenza, allora, anche uccidere, diciamo, per vendicare un torto subito? Assolutamente, non ho voluto giustificare gli omicidi facendo la distinzione tra mafia e faida, assolutamente, lungi da me l'intento di dare una giustificazione all'uccidere. Scegliere di uccidere per mafia, spesso si uccide chi non si conosce, si uccide per denaro, si uccide non lo so per quali scopi, perché qualcuno dall'alto ha dato un ordine esecutivo che si esegue così solo perché si è stipendiati dalla mafia, perché non si avevano alternative. Uccidere per faida è qualcosa di diverso. Spesso si può uccidere non per vendetta, non per una sete di vendetta, per voler così ripagare il torto subito, ma per placare un proprio dolore. Cioè è la teoria dell'occhio per occhio. Lei saprà meglio di me che la faida, le faide hanno una storia antichissima e affondano le radici lontanissimo nel tempo. Questo le giustifica? No, non le giustifica, però sicuramente è qualcosa che ha a che fare con l'animo umano, credo. Con la parte peggiore dell'animo umano? Assolutamente. Io le dico una cosa, per quanto riguarda, visto che effettivamente stiamo parlando di me, stiamo parlando anche di una storia che è la storia della mia famiglia, che è stata coinvolta in queste vicende di faida. Io non mi sono mai posto di fronte a queste vicende con lo spirito del giudizio, del giudicare, ma più che altro cercare di capire e comprendere. Io, mio fratello, dico, sì, è stato condannato per degli omicidi, non ho mai giudicato colpevole, innocente. Io ho cercato di comprendere cosa c'era alla base e quindi posso dire che mi è stato anche facile comprendere, perché so che alla base c'è stato un grande dolore che in un certo senso ho condiviso. Comunque, Gallico, torniamo alla vicenda, a questa faida sanguinosa fra la sua famiglia e la famiglia Condello, che ha causato in poco più di 10 anni 52 morti e 34 feriti. Vorrei rifarmi a quello che lei prima ha detto. La mia non è una famiglia di mafia, è una famiglia di faida. E ho
col dovere di però ricordare perché invece per la giustizia la faida fra Gallico e Condello nasce già come guerra di mafia. I due clan si combattevano e si uccidevano fra loro non per vendicare un torto, un'offesa subita, ma, secondo i giudici, per conseguire arricchimenti illeciti attraverso le estorsioni, attraverso il controllo degli appalti, nella sostanza per il predominio sul territorio di Palmi. Questo è, nell'essenza, i fatti visti in base agli atti processuali. Se lei ha qualcos'altro da invece... Assolutamente, assolutamente, su questo non... Già, partendo dall'origine, se lei ricorderà che la faida risale ad anni così lontani, quando ancora non... Diciamolo quest'anno, è 1977, cioè 77, un anno. Sì, 77, quindi molto, molto lontani, certo. Poco più che un bambino ancora, quindi... Le dirò, ecco, che i miei fratelli che sono stati coinvolti erano giovanissimi all'epoca ed erano studenti, avevano frequentato il liceo scientifico ed erano iscritti all'università. Ecco, ma allora come nasce questa faida fra queste due famiglie? Che origine ha? Cioè, chi ha dato inizio a questa faida? Beh, l'episodio che si fa risalire inizialmente, si dice che ci sia stata una lite, una certa discussione tra alcuni miei fratelli e... Che sarebbero Giuseppe e Domenico? Domenico e Alfonso. E Alfonso, sì. E il Condello, Francesco per Condello. Per quale motivo? Ma una discussione così banale tra ragazzi, che è finita lì tra l'altro, finita sul posto e non ha avuto conseguenze. Sì, ma questa discussione... Quindi... Come nata? Perché? Perché c'è un motivo, perlomeno... In una discoteca dei ragazzi si trovano a ballare, sì, per una ragazza, perché... e c'è stata questa discussione. Però, insomma, sembra invece che non si trattasse di una bionda, insomma. Esplode nel 1977 a Palmi, in Calabria, la faida fra le famiglie Gallico e Condello. A scatenarla, in base a dati processuali, è l'apertura da parte dei Condello di un circolo privato nel cuore della città, un'iniziativa che contrasta con le logiche di predominio territoriale dei Gallico. Una sfida da punire. Nel dicembre del 1977 cade in un agguato mortale Domenico Condello, capo dell'omonimo clan. Avventurosamente si salva suo fratello Francesco, che ne eredita la leadership e con la famiglia giura vendetta. La risposta dei Condello è immediata e si abbatte mortale su un fratello di Carmelo, Alfonso Gallico, 21 anni, uno dei 7 figli del patriarca Antonino, ritenuto dai Condello responsabile del mortale attentato. È l'inizio della mattanza, 10 anni scanditi da omicidi, agguati, ferimenti, attentati, con un bilancio di 52 morti e 43 feriti interni alle cosche. Si fronteggiano sanguinosamente i clan dei Gallico e dei Condello, che nel tempo hanno stretto rispettivamente alleanze con altre famiglie, trasformando la faida da tradizionale lotta d'onore in vera e propria guerra di mafia. Tangenti, estorsioni, traffico di stupefacenti e di armi, queste le attività criminose dei due clan rivali che per oltre un decennio, dal 1977 al 1990, danno corso a una faida cruenta che avvelena il tessuto cittadino e ne condiziona stabilità e sviluppo. Signor Gallico, quando questa faida ha avuto inizio, lei era un ragazzetto, sì, insomma, sì, aveva sì, 14-15 anni, insomma, nel 1977, 14 anni aveva lei. È vero? Insomma, quindi, sì, ero giovanissimo, era un ragazzino, insomma. Ecco, ogni famiglia, ogni casa ha i suoi odori, ha i suoi sapori, ha le sue parole. Quali sono le parole, i suoni, le immagini che appartengono alla sua adolescenza, che lei ricorda con maggiore intensità? Ma sicuramente, forse quelle, posso dire, del sorriso, dell'allegria, così quando... Gli odori, quando alle 2 quasi tornavamo, ci mettevamo tutti a tavola, perché la mia famiglia è tradizionale, quindi ci vogliamo dire quanti tutti. Siete in modo da raccontarlo? Sì, padre, madre, 7 figli. 4 maschi? Quindi sì, 5 maschi, 5 maschi e 2 femmine.
bambini. Quattro bambini. Quindi ci riunivamo tutti a tavola, logicamente quando ci sono bambini, ragazzini o giovani, c'è la vita, la vita è allegria, i suoni sono sicuramente quelli dell'allegria. Comunque, Gallico, indubbiamente è innegabile che la sua è stata una famiglia che ha avuto un vissuto complesso, insomma, accidentato, diciamo, ecco, per usare un eufemismo. Sì, sì, sì. Però vede, quando si parla di questo tipo di realtà, anche di criminalità organizzata, insomma, non dobbiamo spaventarci delle parole, e in generale si fa la cronaca degli agguati, si fa la conta dei morti, però raramente si pensa che all'interno di queste famiglie vivono e crescono dei bambini. Sono creature innocenti, poi, come lo era lei, costrette a vivere in un contesto problematico, pervaso da veleni. Ecco, è un contesto che certamente ammala anche l'animo dei bambini, dei ragazzi. Ecco, io voglio chiedere a lei, ma come scorre l'infanzia, l'adolescenza, la prima giovinezza di un ragazzo come lei, che cresce in un contesto critico? È difficile perché già da bambini bisogna lottare contro il pregiudizio e si ignora che invece quella realtà è una realtà che riguarda persone che hanno dei sentimenti, persone che vivono un dramma, vivono un dolore, che magari potendo scegliere avrebbero fatto delle scelte diverse, avrebbero scelto una vita tranquilla, una vita come tutti gli altri. 15 anni avrei voluto andare a scuola come andavano gli altri, avrei voluto continuare i miei studi, non lo so, avrei voluto fare i miei progetti, così, divertirmi, uscire con gli amici. Sono state delle realtà che purtroppo, per le varie vicende, mi sono state precluse queste possibilità, quindi ho vissuto la mia adolescenza più che l'infanzia fortunatamente, sì, è andata bene, l'adolescenza abbastanza diversa dagli altri, diciamo, diversa fuori dal comune, non certo come una realtà come dovrebbe essere per un giovane, per un ragazzo. Quindi è questa situazione drammatica della sua famiglia, in effetti ha rappresentato un bel furto fatto alla sua vita, insomma, perché sì, la sua è stata una vita senza da ragazzino, sì, senza amici, senza infanzia, senza serenità. Mi sono sentito derubato in un certo senso della vita, però speravo che mi fosse restituito un prima o poi, un domani, ma alla fine mi sono sentito derubato per sempre. Ecco, ma lei quando ha cominciato a capire che nella sua famiglia si agitavano problemi più complessi di quelli che diciamo, comunque investivano le famiglie dei suoi amichetti, insomma, dei suoi compagni? Per quanto mi riguarda, il momento traumatico lo posso far risalire al momento della morte di mio fratello. Quello è stato sicuramente quel momento in cui ho visto crollare tutto il mondo che avevo visto in quel momento, ho visto la mia famiglia distrutta. Sono delle ferite quelle che non guariscono, che neanche il tempo potrà mai guarire. Carmelo, suo padre, Antonino Gallico, ne traccio io una breve biografia. Da giovane ha fatto il minatore, ha lavorato al traforo del Monte Bianco. Sul lavoro purtroppo ha contratto la silicosi, una patologia per la quale ha ottenuto la pensione di invalidità e successivamente ha avuto un posto di custode all'Istituto Case Popolari. Sì, perfetto. Allora, anche se suo padre non risulta responsabile diretto di crimini di sangue, però suo padre Antonino è stato ritenuto dalla giustizia il capo naturale del clan che viene individuato col vostro nome, col nome di Gallico. Per la giustizia quindi Antonino Gallico era un capo mafia nella sostanza. Parole che a lei non piace, ma io devo riferirmi a dati. Ecco, per lei invece che persona è suo padre? Mio padre aveva avuto
l'esperienza nella gioventù, nell'immediato dopoguerra, del carcere. Per quali motivi? Non credo armi o rapina, adesso non lo so sinceramente, non è che ne parlasse molto neanche mio padre. Forse non vuole saperlo, diciamo. No, comunque era qualcosa del genere. Però ecco, aveva avuto questa esperienza nella primissima gioventù, ha avuto 18 anni, 19 anni. E questa esperienza ha segnato la sua vita sicuramente, tant'è che era un'esperienza che lui assolutamente non augurava per i figli, credo, come qualsiasi padre. Quindi sicuramente non cercava di trasmettere ai figli le idee della mafiosità o del predominio, assolutamente, più che altro lui raccomandava lo studio, andate a scuola. Io ricordo che era analfabeta. Le discussioni. Sì, e mio padre era analfabeta quando era stato arrestato ed ha imparato a scrivere in carcere perché per la corrispondenza, per scrivere, perché anche a mia madre, lei prima mi parlava dei rumori dell'infanzia, dei ricordi, dei sapori, degli odori. Delle tante volte sentivo anche, ecco, queste piccole discussioni tra mio padre e mia madre, magari le madri sempre che sono attente, viziano in un certo senso un po' i figli anche sulle cose che cucinano, cercano di assecondare i gusti. Mio padre magari vive un problema, tu li vizi troppo e loro così fanno la vita più agiata e poi magari non studiano, trascurano lo studio. Invece devono capire che la vita è dura e devono scegliere questa strada, la strada dello studio per avere una professione. Ecco perché rifiuto tra tutte quell'etichetta di mafia, di mafiosità. Che è stata data. Che è stata data, purtroppo sì, quella la rifiuto e la... Non la comunque le fa male, l'accetto. Insomma. Sì, è una delle cose, ecco, posso dire che è quello che più mi fa male in questa storia, anche nella mia posizione, nella mia situazione attuale, è questa, essere considerato, condannato per un reato di mafia, essere quindi catalogato come mafioso. Questa cultura che non riconosco assolutamente, nella quale non mi riconosco e non riconosco neanche alla mia famiglia, questo è importante, questo che voglio dire, non riconosco neanche ai miei familiari, alla mia famiglia. Carmelo, la domanda, lei difende i suoi sentimenti o difende i suoi familiari? Beh, non difendo i miei sentimenti, credo che non abbiano bisogno di essere difesi, neanche i miei familiari credo che abbiano bisogno della mia difesa, tra l'altro difendere... Hanno avuto bisogno della difesa di avvocati. Sì. E sa perché? Perché purtroppo, insomma, mi costa dirglielo, insomma, perché è una cosa che la fa soffrire, perché lei in questa realtà non si riconosce. E ha motivi per non riconoscersi, insomma. Ci sono degli elementi di fatto che riguardano i suoi fratelli, perché intercettazioni che sono state fatte, Gallico, non sulla sua famiglia, ma su altre cosche, su altre famiglie che però parlavano della sua famiglia e dicevano qua loro vogliono, non so, i Gallico dicono che quest'appalto se lo devono prendere loro, invece ce lo dobbiamo prendere noi perché è territorio nostro. Parliamo dei bruzzisi, parliamo inutile, parliamo troppi noi. No. Però no. Voglio dire, il discorso di mafiosità, insomma, che diciamo, purtroppo dobbiamo dirla tutta perché sennò raccontiamo un'altra storia, sì. Che diciamo persone della sua famiglia e in particolare Domenico, abbiano avuto comportamenti illeciti e che abbiano esercitato estorsioni, risulta da dati di fatto, insomma, non è che i giudici se li sono inventati. Quindi lei dice, io non mi riconosco in un clima, in un'atmosfera, in una cultura di mafiosità, però poi bisogna intendere su che cosa è la mafia, su che cosa è, diciamo, la mafiosità, perché, insomma, suo fratello, anziché fare, e i suoi fratelli, anziché fare il dottore, il professore, studiare, andare all'università, purtroppo si sono messi a svolgere attività che non erano proprio lecite, che facevano parte di un vissuto che fa parte di una cultura che si chiama mafia. Le intercettazioni, lei ha già precisato, no, che non riguardano la mia famiglia. Dopo hanno riguardato anche la sua famiglia. Beh, però, comunque, dalla parlavano voce, di loro, sì, parlavano dei Gallico. Beh, se ognuno, in base alle millanterie degli altri,
deve essere riconosciuto responsabile di... Sì, però il problema non è... Io non lo so... Ma lei è un fratello che ama i suoi fratelli e io rispetto moltissimo il fatto che lei cerchi di prospettare una realtà nella quale lei crede. Io cerco di pormi in modo obiettivo e dico sì, il mio amore per la mia famiglia mi porta a valutare, non a giudicare, mi porta soltanto a comprendere, a cercare di capire e comprendere, ecco, queste vicende, ma da un aspetto diverso, da un punto di vista diverso, che il punto di vista non può essere il punto di vista del magistrato. Se io potessi riscrivere la storia della mia vita, tutta questa storia, io cambierei molte cose, di sicuro non cambierei, lascerei intatto proprio la mia famiglia, i miei fratelli, avrei cancellato, questo sì, il dolore, i lutti e la morte, che è questa come un'ombra aggravato e grava per tutto il tempo, aggravato sulla vita non dei singoli ma sulla vita di tante famiglie. E quindi riscriverei la storia lasciando intatta la mia famiglia, i miei fratelli e questo profondo amore che voglio in effetti sì confermare e assolutamente mai rinnegare verso la mia famiglia. Senta, Carmelo, finora abbiamo detto appunto molto di quelli che sono stati i drammi che hanno segnato la sua famiglia e abbiamo parlato di suo papà e di suo fratello abbiamo parlato soltanto perché praticamente sia Domenico che Giuseppe, che sono entrambi all'ergastolo perché indicati come responsabili di omicidi, di feroci omicidi, insomma, quindi per la giustizia sono degli assassini. Per lei? Che persone sono? Io conosco i miei fratelli, so chi sono i miei fratelli, conosco le sue caratteristiche. Come persone, sì, questo ci arriverò. Esempio, posso dire di mio fratello Domenico, con il quale intrattengo una fitta corrispondenza, di riconoscergli, gli riconosco una sensibilità unica e incredibile. Che effettivamente contrasta così tanto con il ritratto che emerge dalle carte processuali, dagli atti processuali, da questa immagine che invece offrono le sentenze di condanna. Quindi, sulla base di reati a lui riconosciuti. Sulla base di reati riconosciuti, benissimo. Una persona che, commette certi reati, magari i giudici non sono lì molto... portati ad approfondire la sensibilità sì, delle sì, persone, sì, ma assolutamente. Ne leggono un altro aspetto. Io mi pongo come nei confronti dei miei fratelli, da fratello, certo. Effettivamente. Quindi, da fratello obiettivo, però, si deve da obiettivo, per quell'onestà intellettuale che le ho. Sì, quindi ho sempre cercato anche di capire, sì, mio fratello in effetti è stato condannato per tanti omicidi, è stato condannato per questi omicidi, sta scontando la sua pena e con la morte di mio fratello credo che in quel momento sia morta anche una parte, con la morte di Alfonso credo che sia morta anche una parte di Domenico, che lui abbia vissuto in modo ancora più drammatico di tutti gli altri questa morte e che abbia potuto cercare una compensazione a questo dolore nel modo più sbagliato non nel modo più sbagliato io non so se effettivamente mio fratello poi alla fine sia o no responsabile degli omicidi per cui è stato condannato. Le ripeto, lei difende i suoi sentimenti per i suoi fratelli o difende... Io parlo anche... La verità. Conosco anche gli atti processuali e so che le sentenze non hanno mai fornito delle prove certe. Ma guardi, che a lei affettivamente, sentimentalmente, rifiuti... Proprio come fatto morale, affettivo, rifiuti le responsabilità, responsabilità che probabilmente lei aborre, se vere, è più che normale, più che umano, insomma, perché ci sono due aspetti. Questo, probabilmente lei chiaramente non condivide questi comportamenti perché lei non si è mai macchiato di un reato di sangue. Lei ha fatto scelte personali assolutamente diverse. Lei è stato coinvolto in una storia di famiglia che indubbiamente le appartiene per minima parte, però per esempio
Devo dire che per i giudici la figura dominante del clan è proprio suo fratello. Sì. Cioè, dalle intercettazioni radio, per esempio, effettuate dalla polizia, è emerso che era Domenico che organizzava, che dava ordini, che impartiva ordini, le cose che bisognava, le armi che bisognava scegliere, insomma, ci sono dei dati precisi. Forse lei non le ha lette tutte, Carmela, perché lei è molto, probabilmente, estraneo a molta parte di questa storia, insomma. Per chi abbia letto quelle intercettazioni, insomma, la figura di Domenico è una figura dominante da capoclan, e d'altronde lui non le ha sconfessate. Galico, nella storia della sua famiglia, che ripetiamolo è anche la sua storia, insomma, in questi termini la ripercorriamo, qualche mese prima del suo arresto irrompe una figura di donna che per molti versi risulta fatale al destino di tutti voi, Gallico, Concetta Manegò. Ecco, vuole indicare lei chi è Concetta Manegò? Concetta Manegò era la moglie di Francesco Condello, e Francesco Condello era considerato il capo dell'altra famiglia contrapposta alla famiglia Gallico in questa faida. Settembre 1989. Un'autobomba distrugge la vettura su cui viaggia Francesco Condello, lasciando il clan omonimo orfano del capo assoluto. Ma a breve termine, un colpo di scena stravolge ulteriormente i sanguinosi equilibri della faida di Palmi. È infatti Concetta Manegò, la giovane vedova di Francesco Condello, che successivamente collaborerà con la giustizia, a rendersi protagonista di un gesto imprevedibile e fatale. Temendo per l'incolumità sua e dei suoi quattro figli, Concetta si getta ai piedi e successivamente fra le braccia di Domenico Gallico, il boss del clan rivale. È una passione segreta e travolgente che stringe i due amanti in un patto d'amore e di sangue. E Concetta, che conosce i segreti e le trame di entrambe le famiglie, consuma feroci vendette a danno dei Condello e dà vita insieme all'amante, Domenico Gallico, all'ultima cruenta stagione della faida. Sarà però proprio l'amore fra i due a essere fatale a entrambe le cosche. Sono infatti i loro frequenti colloqui alla ricetrasmittente, usata per concordare attentati e omicidi e debitamente intercettata, a permettere agli investigatori di sgominare il clan. Concetta Manegò, dopo la morte del marito, si è ritrovata sola con dei figli. Quattro figli. Quattro figlie, non lo so sinceramente quanti, comunque so che aveva comunque dei figli, e per come poi lei stessa ha avuto modo di raccontare, si è trovata anche circondata da tante persone che cercavano di, in un certo senso, di trarre vantaggi da questa nuova situazione, la nuova situazione che non vedeva più la figura di Francesco Condello, quindi cambiava completamente la scena. All'interno del suo clan? Ma sì. Concetta Manegò quindi si è trovata così circondata da queste persone che le paventavano dei rischi imminenti di morte per lei, per i suoi figli. Le rappresentavano la figura di Domenico Gallico come un terribile criminale che adesso, che dopo la morte del Condello, del suo rivale, non si sarebbe fermato ma avrebbe continuato desiderando lo sterminio della famiglia Condello, magari uccidendo anche i bambini e i figli della Manegò, i superstiti, diciamo, di Francesco Condello. La Manegò logicamente si è sentita persa, abbandonata, e ha scritto una lettera a mio fratello Domenico, molto sincera forse, dove diceva: guarda, io non so quello che è successo prima, non voglio sapere, non lo so, so che sono rimasti i miei figli, sono una donna sola, e voglio essere tranquilla e vivere con i miei figli. Credo che più o meno fosse in questi termini questa lettera, e chiedeva di avere un'assicurazione, di incontrarsi, più o meno era così. E dopo questa prima lettera c'è stato un incontro con mio fratello, si sono incontrati e alla fine
è nata una storia d'amore, insomma, c'è stato questo un rapporto, una relazione, non dico niente di nuovo perché è stato ammesso anche dalla Managò dopo tanti tentennamenti, perché la Managò inizialmente è quasi come fosse l'unica cosa da tutelare. La più importante, l'unica cosa da tutelare era questa sua onorabilità, quindi non ammettere che dopo la morte del marito aveva incontrato Domenico Gallico, aveva avuto una storia con Domenico Gallico. Ecco, adesso diciamo insomma che nasce poi questa storia che ha del romanzesco, insomma, qualcosa che fa pensare a Giulietta e Romeo, ai Montecchi e ai Capuleti. Intanto cominciamo col dire che Concetta Managò, per dare un ritrattino insomma, di questa donna, un profilo insomma, di questa donna, diciamo che va detto che Concetta incarna il nuovo modello della donna di mafia, ecco. Non come tradizionalmente oscura e dimessa compagna del capo, ma una donna, la Managò, pienamente coinvolta negli affari di famiglia, pienamente coinvolta anche nelle azioni criminose della famiglia, come lei stessa poi nel corso del processo ha ammesso. Quindi cominciamo a dare uno spaccato della signora Managò. Ora, la domanda che io le faccio, ecco, suo fratello Domenico è noto come persona molto intelligente. Come fa a fidarsi di una donna che aveva superati con tanta rapidità un sentimento e un lutto? Cioè, che diventa la sua amante solo 2 mesi dopo l'omicidio del marito, di cui poi Domenico era stato sospettato. La sua domanda è molto pertinente, devo dire. Mi dia una risposta pertinente. In effetti, mio fratello non credo che si sia fidato per commettere gli omicidi che poi io sono stati... Io parlo di amore. Sì. Sto parlando d'amore? Non... È una risposta... Perché poi ci sono... Ecco, appunto, sì, no, per distinguere... Come... Perché lui, per infilarsi in questa storia, si deve aver perso la testa per questa cosa, si deve essere innamorato di questa donna. Perché non... Sì, effettivamente... Morto Condello, non lo so, forse alla fine, ecco, da parte di mio fratello, era anche morto quella rabbia, perché una cosa che ha riconosciuto la Managò, la Managò ha detto perché poi alla fine io mi sono innamorata di Domenico Gallico, perché le persone che mi erano vicine, che mi erano state vicine, che le persone che si dicevano amiche di mio fratello, di mio marito, nel momento in cui mio marito è morto, hanno rivelato il loro vero aspetto, la loro vera identità. E però diciamo non lo so, anche che lei forse aveva perso potere all'interno del clan. Non lo so di cosa si trattasse, ma comunque, effettivamente. Parliamo... Però dico, sì, la Managò quindi incontra questo mio fratello. Forse sarà rimasta sorpresa anche dalla reazione di mio fratello. Questo mio fratello non solo l'ha rassicurata, ma nel corso degli incontri mio fratello ha avuto la possibilità, l'opportunità di incontrare i figli di Francesco Condello e di essere così affettuoso verso questi bambini che credo che sia stato questo affetto che la Managò ha visto verso i figli, verso i propri figli e verso i figli del Condello, che erano quei figli che prima addirittura qualcuno aveva prospettato l'ipotesi che il Gallico volesse uccidere, che hanno cambiato i sentimenti della Managò. È stata una grande storia d'amore, nella sostanza. Una storia breve, intensa, e quindi come, sarà stata così. Violentissima, come molto spesso sono le grandi passioni, anche quelle che durano poco, ma insomma, comunque, nella sostanza, lei mi diceva, perché è una cosa che non può non suscitare curiosità, cioè che lui latitante, lei... interna un clan ancora comunque rivale, quindi doveva usare delle cautele anche lei, però si riuscirono a incontrare, insomma. Sì, ecco. Suo fratello andava... Hanno trovato questo stratagemma per incontrarsi, siccome precedentemente tra Concetta Managò e Francesco Condello, per intrattenere le comunicazioni e il loro rapporto, insomma, usavano delle ricetrasmittenti. La Managò ha proposto a mio fratello, dice, per mantenere questo contatto possiamo usare queste ricetrasmittenti. Ora,
queste conversazioni saranno fatali per Domenico, per tutti voi in un certo senso, perché vengono intercettate dalla polizia che arriva proprio a casa vostra e arriva proprio a individuare il bunker dove si nascondevano suoi fratelli, che poi venite arrestati tutti voi Gallico, viene arrestato anche lei, Carmelo, e viene arrestato anche Rocco. Ecco. Ora, Concetta Managò, appunto, abbiamo detto questa presenza fatale per tutti voi, non solo perché in fondo è il filo d'Arianna che porta poi sostanzialmente alla cattura, perché sì, a individuare poi il bunker sotto casa e arrestare i vostri fratelli, arrestare voi, ma è determinante perché quando viene arrestata Concetta fa ancora una volta una scelta di campo sorprendente, Concetta Managò, perché collabora con la giustizia, da subito praticamente. Sulla base della frequentazione che ha avuto con Gallico Domenico, cosa ci può dire? Ho capito che è lui quello che decide. È lui quello che decide. Il Gallico Antonino. Il Gallico Domenico. Ha capito che è lui Gallico Antonino o lui Gallico Domenico? Che ho capito che il Gallico, come diceva mio marito, esattamente il Gallico Domenico che prende decisione. Posso dire che, insomma, persona che decide e agisce. Concetta spiffera agli inquirenti tutti i crimini commessi dal clan Condello, della quale lei era stata partecipe, era stata interna e partecipe, ma accusa anche Gallico di una serie di crimini, ma soprattutto Concetta inguaia appunto Domenico, suo fratello Domenico Gallico, perché lo accusa di avere commesso insieme a lei 3 omicidi. Ecco. Lei questo lo sa, vero? Sì, sì, ecco. Sì, sì. Ora, anzitutto, come commenta questo fatto? Io ho detto inizialmente che, secondo me, la Managò aveva la necessità impellente di coprire questa relazione. E la copre accusando di 3 crimini. L'interpretazione, sì, forse per lei era, io non lo so, sono delle mie supposizioni, delle mie ipotesi, delle mie deduzioni, un po' spericolate, se me lo passa. Però le posso dire, le saranno anche però se state prospettate dei vantaggi, non lo so, io non posso. Lei praticamente ha detto che di avere commesso con Domenico, di essere stata partecipe, nel senso di aver fatto la basista in un certo senso, di 3 delitti che ha commesso Domenico, e altri 2, si è accusata di altri 2 che lei ha commesso, perché l'ha detto lei e non uso il condizionale, insieme al marito, insieme a Francesco Condello. Quindi è una donna che si è tirata dentro nell'orrore. Ora, passare per signora un po' di libera da impacci moralistici e passare per assassina, insomma, mi sembra che ce ne corra, Cioè, voglio dire, addirittura accusarsi di essere una feroce assassina rispetto a una relazione che poi lei l'ha ammesso. Io non voglio farmi interprete del pensiero delle persone, non so cosa. Ma io mi faccio interprete della loro. Insomma, comunque la Managò anche lei è stata condannata perché ha avuto certamente il trattamento di così. Insomma, in quello che è il trattamento che viene riservato ai collaboratori di giustizia, e quindi ha avuto una pena molto ridotta rispetto agli omicidi che lei stessa si è attribuito, perché lei stessa ha confessato. Senta Gallico, lei è stato arrestato, Carmelo, contemporaneamente alla cattura dei suoi fratelli, di suo padre, nel febbraio del 90. I suoi fratelli negli anni cruenti della faida erano latitanti nella sostanza, sono entrati molto presto in latitanza, erano sostanzialmente latitanti in casa, perché erano latitanti nel bunker scavato nel giardino della vostra villa, quindi è là che loro vengono catturati. Ecco. Ora, ma anzitutto le voglio fare una domanda, Carmelo, ma com'è stato possibile anzitutto costruire un bunker, quindi un rifugio blindato di quel tipo, nel giardino di casa vostra, della vostra villa, nel cuore di Palmi, senza che nessuno se ne accorgesse? Non lo so,
Dipende che cosa, che immagine lei vabbè, si è fatta di questo bunker. Ma non lo so, insomma, era, certo, bunker dove loro stavano e vivevano. Era un vano ricavato nel sottosuolo, nel giardino, insomma, un piccolo vano ricoperto con una botola, ecco, dentro il quale poi si sono rifugiati i miei fratelli in quell'occasione. Di quell'incursione. Non stavano sempre là sotto, perché però in quell'occasione, in quell'occasione hanno individuato la presenza di mio fratello e quindi la polizia è riuscita a individuare attraverso le intercettazioni delle radiotrasmittenti questo bunker che era scavato, diciamo, nel giardino della vostra villa, dove praticamente ha catturato poi suo fratello, suo padre, e poi è stato arrestato anche lei e suo fratello Rocco, che però vivevate, diciamo, nella villa. Sì. Perché eravamo presenti in casa. Durante, ecco. Sì. Gallico, lei e suo fratello Rocco eravate i due fratelli liberi e lei era libero e incensurato. E all'epoca aveva 27 anni, perlomeno facendo dei conti. Sì, più o meno, 25-26. E quindi lei viveva a Palmi, libero e incensurato. Sì, sì, sì. Ecco, di che cosa si occupava lei in quel periodo, Carmelo? Beh, io mi trovavo a Palmi, però mi trovavo anche spesso fuori, viaggiavo, quindi la mia famiglia aveva anche dei terreni, un'azienda agricola, e mi occupavo sempre lì a Palmi. Senti Camero, lei è stato condannato a 14 anni di reclusione, una condanna che avrebbe potuto essere molto più pesante. Perché inizialmente lei era stato accusato anche di estorsione. Un'estorsione ai danni di un imprenditore, estorsione commessa in complicità con suo fratello Domenico. È così? Sì. La Procura distrettuale di Reggio Calabria ha chiesto l'archiviazione nei confronti di Gallico Carmelo per questo reato di estorsione, in quanto erano emersi due elementi fondamentali che riconoscevano la piena estraneità di questo giovane ai fatti che gli venivano contestati. Un primo elemento era dato dal fatto che in sede di ricognizione fotografica l'imprenditore che subiva le estorsioni, quindi la parte offesa, non aveva riconosciuto in maniera assoluta nella fotografia di Gallico Carmelo la persona che era andata lì a riscuotere la tangente a nome di Gallico Domenico, il fratello latitante di Gallico Carmelo. L'altro elemento invece era dato dal fatto che in quel periodo Gallico Carmelo aveva una forte invalidità ad una gamba che non gli consentiva in maniera assoluta di poter svolgere quell'attività, tra virgolette, esecutiva che gli veniva attribuita dall'accusa, nel senso di poter andare in giro a riscuotere tangenti. E quindi questi sono stati i due elementi che hanno imposto l'archiviazione poi anche decretata dal GIP. Senta Gallico, lei in carcere, ripetiamolo, condannata a 14 anni, con il 416 bis per associazione mafiosa. Anzitutto, in che misura lei si riconosce nel reato che le è stato ascritto? Io l'ho detto inizialmente che se la mia responsabilità, dico questa, se la mia responsabilità in effetti è quella di difendere questo mio amore per la mia famiglia, di aver fatto parte di quella storia, direttamente o indirettamente, con responsabilità o senza responsabilità, e quindi di non prendere queste distanze e di non aver magari nel momento in cui se mio fratello si è trovato a venire in casa, non aver denunciato la sua presenza presso casa mia, allora devo dire se questo comporta la condanna per mafia, condanna per quello che sia a 10, a 20, allora io dico sconto la mia pena e questa è la mia colpa. Benissimo, la riconosco. Se mi si dice invece, no, la tua colpa è quella di essere mafioso, tu hai scelto di essere mafioso, tu sei un mafioso, hai avuto un altro tipo di vita, hai mantenuto uno stile di vita che è quello del mafioso, allora questo non solo non lo accetto, ma è qualcosa che mi ferisce profondamente. Quindi lei rifarebbe la stessa scelta? Dipende a quale scelta lei... No, la scelta di non prendere le distanze. Prendere le distanze dalla, se lei intende, prendere le distanze dalla famiglia, dall'affetto alla famiglia, assolutamente. Non si possono prendere distanze dagli affetti, dalla famiglia. Però si possono prendere distanze geografiche, se non affettive. Perché io ho il dovere di ricordare una verità processuale che è negli atti, per la quale purtroppo lei è qui. Cioè,
Lei, secondo i giudici che l'hanno appunto hanno valutato la sua posizione, lei viveva in un contesto tale da ritenere fosse inconciliabile la sua estraneità alla Cusca. Ripeto, è testuale quello che dico. Vale a dire, per i giudici, lei non poteva non essere consapevole di quanto accadeva di criminoso all'interno della sua famiglia. Inoltre, sempre secondo i giudici, lei non solo obbediva alle regole del clan, ma dal momento che era libero e incensurato, aveva la funzione di mantenere quella fitta rete di collegamenti esterni e di rapporti esterni che rafforzavano l'efficienza della struttura mafiosa. In sostanza, lei, con la sua, diciamo, posizione di persona libera e incensurata, consentiva ai suoi fratelli latitanti di restare latitanti. Questa è l'accusa che le è stata mossa. Poi lei è padrone, libero di dire tutto quello che vuole. Io sono responsabile per non aver avvisato le forze di polizia della presenza dei miei fratelli in casa. Beh, allora io mi riconosco in questa responsabilità, in questa colpa, l'ammetto. Se c'è una responsabilità, però, se la devo pagare, benissimo. La responsabilità nell'associazione, in quanto il Gallico era libero e poteva dare un sostegno ai fratelli latitanti, perché non poteva non sapere, dice, non è accettabile, assolutamente censurabile. Il processo deve essere rinviato ad altra sede. Senta, Gallico, quando si è celebrato il processo a suo carico, lei era latitante. Sì. Ecco. E questo, dobbiamo chiarire che dopo che lei è stato arrestato, insieme ai suoi fratelli, lei successivamente è stato scarcerato per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, perché il suo reato prevedeva solo 6 mesi di carcerazione preventiva. Dopo un certo periodo lei si è reso latitante. Ecco, allora la domanda è questa: perché ha scelto di scomparire nel buio della latitanza? Mi vergogno a dire che forse una forte componente forse può essere costituita dalla paura. Posso dire benissimo paura, perché io ero sempre consapevole, innanzitutto lei ha avuto modo di dire prima delle le gravi accuse che mi si muovevano. Quanti anni è stato da latitante lei? Forse 9, non lo so, sono stati tanti comunque, sono stati circa tanti, 9, circa 9, confido, sono stati infatti, tanti. Lei è stato sono arrestato. Stati tanti, ma non ho fatto il latitante, il classico latitante come si immagini, quindi uscivo dal carcere, mi sembrava l'unica mia, via d'uscita. La preoccupazione in quel momento era allontanarmi il prima possibile, il più possibile da quella realtà, da quel carcere. Però poi la latitanza non è sostanzialmente un carcere a cielo aperto, quindi che tipo di vita è quella del latitante? È un altro pezzo di vita rubato. Appunto. È un altro pezzo di vita rubato, sì, ma lo posso dire oggi, lo posso dire adesso, dopo averlo vissuto. Ma ecco, come l'ha vissuto questi anni? Ho cercato di allontanarmi anche dalla Calabria, di poter vivere. Ma infatti lei è stato arrestato. Sono stato arrestato, infatti. A Terni nell'aprile del 2000, sì. E viene fermato per un controllo casuale, con tutto, sì. Che era nella famosa lista dei 500 ricercati, sì, sì. Più pericolosi, diciamo, che ci fossero. E praticamente viene arrestato, fermato nel centro, sì, di Terni, sì. Era un giovane, elegante, signore borghese, che però aveva i documenti falsi, insomma, sì, e quindi, cioè, appariva molto tranquillo. Sì, insomma. Molto tranquillo. E le dirò una cosa, forse sarà paradossale. E più che arrestare, ho detto, finalmente mi hanno liberato, per dire come, lei mi ha detto, come ha vissuto la latitanza, perché in effetti... Certo, muovere il passo, costituirmi, non lo so, in quel momento avevo sempre la speranza che si potesse risolvere la questione, la mia questione processuale, la mia vicenda processuale, senza la necessità di conoscere un'altra volta il carcere. Un'altra cosa, come si sosteneva lei? Chi l'aiutava a vivere, scusi? Vivendo sotto un'altra identità è anche facile poter lavorare sotto un'altra identità, poter comunque pensare cercare che non riescano sempre a trovare lavoro quelli che hanno un'identità, insomma. Dipende, tante volte nella necessità ci si può anche accontentare, l'importante è sempre riuscire a vivere con lo stretto necessario, con quel poco che è necessario per... Quindi non aveva chi l'aiutava, chi l'aiutasse in quel periodo? Potevo contare su amici, ma con la mia nuova identità anche
avevo fatto delle nuove amicizie, delle nuove conoscenze, quindi avevo fatto quasi un'altra piccola vita parallela, avevo tentato di ricostruire un'altra piccola vita. Senta, Gallico, parliamo di donne. Ecco. Ma lei è mai stato innamorato? Quando non si hanno certezze per la propria vita, io dico che si ha paura anche di innamorarsi, si cerca di evitare perché non si vuole coinvolgere magari altre persone in quella storia che non è una bella storia, non è una bella vita. Sì, mi è capitato in effetti di voler bene a delle ragazze, voler bene in modo particolare, ma pensi anche quale dramma sarebbe stato per quella moglie, per quei figli. Non ho voluto correre quel rischio di avere un giorno dei figli da dover salutare dietro un bancone divisorio di un carcere. Senta, Gallico, volevo sapere una cosa. Cosa pensa lei dei pentiti, di coloro che collaborano con la giustizia? Non credo nel pentimento di queste persone. È una scelta sempre di interesse e sempre di vantaggio. Era una scelta di vantaggio prima stare con la mafia, diventa una scelta di vantaggio dopo stare con lo Stato. E non posso credere nella sincerità di questi soggetti. Senta, Carmelo, ma secondo lei nascere in una culla difficile condiziona necessariamente e per sempre l'esistenza di un individuo? Per sempre no, perché il percorso della vita un percorso, se si ha fortuna, lungo e riserva sempre delle sorprese, quindi ci possono essere degli incontri, dei momenti, delle esperienze che cambiano questo percorso, che non è sicuramente prestabilito. Gallico, in lei certamente convivono due anime, ecco, una legata al suo cognome, a una storia di cui è figlio e quindi le appartiene, e l'altra legata alla sua natura, anche alla sua vocazione, quella dell'intellettuale. Appassionato di letteratura, appassionato di filosofia, ha fatto anche un saggio critico, ha vinto il Bancarella. Questi saggi critici, ho vinto il Bancarella per due anni consecutivi. Senta, Gallico, noi praticamente siamo colleghi, ecco, perché lei è il redattore capo del giornale Mondo a Quadretti della casa di reclusione di Fossombruno. È un giornale che ha anche una buona tiratura, ecco. Questo giornale, no? Sì, Mondo a Quadretti, prende il nome da una mia poesia anche, quindi da un'associazione di volontariato anche che l'ha adattato. Quindi. Senta, Gallico, e quali sono le tematiche che prevalentemente voi affrontate? Lei me lo dica in molta sintesi. Sì. Questo giornalino, abbiamo costituito la redazione, facciamo parte io, Bruno Condello e Filippo Romeo, che è anche un nome... Condello? Niente a che fare con quel Condello della faida con 52 morti e 34 feriti? Per dire che i nomi non fanno la storia, ecco. Quindi è una coincidenza, assolutamente. Assolutamente una coincidenza. Abbiamo costituito questa redazione e abbiamo visto i giovani, abbiamo pensato che i giovani potevano essere avvicinati al mondo del carcere facendo giungere l'esperienza dall'interno del carcere dei detenuti ai giovani. La sua esperienza drammatica, quella che le viene dalla storia della sua famiglia, potrebbe essere materia diciamo ampia, forte, dolorosa, impegnativa per uno scrittore. Ecco, lei di questo vissuto ne farà materia per i suoi scritti. Sono delle realtà così complesse che forse non un solo libro, ma molti, molti libri si potrebbero scrivere. Si può scrivere molti, molti. Probabilmente qualche cosa scriverò già. C'è un piccolo progetto che spero di poter concludere e di portare avanti. Senta, Carmelo, vorrei, se lo consente, leggere un piccolo passo di una lettera molto bella che lei mi ha scritta. Lei mi ha scritto così: la mia vita l'ho trascorsa tra le fiamme dell'inferno, dove agli angeli il minimo che possa accadere è bruciarsi le ali e vedersi preclusa la possibilità di volare tanto alto quanto la loro natura avrebbe consentito. Il loro destino è quello di essere ibridi, non più angeli né demoni. Ecco, io mi sento un angelo capitato in inferno. Questo quindi è il profilo che lei disegna di sé? Sì, l'ho disegnato e credo che corrisponda così
come io mi vedo e come potrei riassumere tutta la mia vita, forse si riassume in quelle parole, scritte in un momento di sincerità assoluta che corrispondono in effetti a quello che è stato la mia vita.